Va, figliolo. Quello deve essere il bosco dove è intrappolato mio padre. Beh, bisognerà stare attenti. Mia madre mi ha detto che ci sono dei lupi. Devo essere molto prudente. Ehi, servo. Sì, il Wolfie. Ho sentito uno strano odore. Vado contro... che viene dall'entrata del bosco. Vado a vedere che cos'è. Tu tieni d'occhio il cavallo. Mi raccomando, stallone. L'ultima volta che è venuto un estraneo qui. Sai cos'è? Sì, sì, Wolfie, ti prometto che non sarà un cavallo. Lo vedremo. Vedo come non era un cavallo. Buongiorno, io sono... Sei un cavallo, lo so benissimo cosa sei. Dai, mamma, vai via, questo è il territorio. Beh, secondo una profezia io sarei quello più adatto per liberare Hippus, lo stallone che noi teniamo qui, vero? Tu sei il cavallo prediletto? Beh, io credo di sì. Beh, prima però dovrai dimostrare di saperti battere contro di me. Contro di te, ce la farei subito. Non prendermi in giro. Ma guarda, ti sei vecchia e rimbambita, non ce la faresti mai a battermi con... A battermi. Ah, davvero? Uaah! Cosa succede laggiù? Pare che ci sia una lotta. Visto? Ti ho battuto. Va bene, puoi entrare. Ma seguimi, mi raccomando. Servo, libera il cavallo. Qua c'è un puledrino che dice di essere la persona adatta per salvarlo. Ma, Wolfie, non vuoi prima combattere? Aspetta che io ti dia un segnale. Ok. E così tu saresti il puledro venuto a salvarmi. Come ti chiami, piccolo? Stelion, signore. E come si chiama tua madre? Flora. E tuo padre? Hippus. Però io non l'ho mai conosciuto perché mi dicono che sia stato rapito da dei lupi che vivono in questo bosco. Allora sono io. Papà, sei veramente tu? Sì. Però per fuggire dobbiamo stare attenti. Questa lupa è più astuta di quanto... Ma se l'ho battuta a duello. Ora tu vieni con me. Stelion! Papà! Stelion! Rimani lì dove sei. Papà, no, io vengo da con te. Tu non vai da nessuna parte. Stelion! Dove sono andati? Ero sicuro che fossero venuti di qua. Papà! Non prenderete mai mio figlio, lui è troppo in gamba per voi. Ah sì, davvero, io scommetto che lo ritroveremo qua a girare. Infatti mi ritroverete, sono proprio qui. Ah, non vuoi tuo padre? Allora vieni a prenderlo. Ok, ok papà, vieni, andiamo, ti riporto dalla mamma. Più tardi. Flora! Hippus, sei proprio tu? Sì, Estelle mi ha salvato. Contenta, mamma? Sì, piccolo. Sei stato grande. Come ha fatto a far fuori i lupi e il lupo e il suo terribile? Gli ha dato delle zoccolate, se la sono vista brutta. È proprio mio figlio. Ora che siamo di nuovo uniti. Papà, ecco, vedi, qualche giorno dopo. Papà, ecco, vedi, ti devo dire una cosa. Sì? Mi piacerebbe che tu lo potessi dire alla mamma. Siccome io adesso vi ho riunito, che era il mio scopo, io sento... Ciao. Scusa. Allora, io sento che devo andarmene perché non so se questo è il mio posto. Va bene, vai e fai quello che vuoi. Ok, dillo tu alla mamma. Ciao. E così Stelion si incammina verso una nuova avventura. Aiuto, aiuto! Che cosa succede? Ma quello è un bosco frangiuto! E lì dentro c'è un cavallo! Aiuto! Non preoccuparti! Ti salverò io! Vieni! Fai presto, c'è un lupo che mi insegue! Coraggio, vieni! A posto? Sì, io... Grazie per avermi salvato.
Come ti chiami? Stellion. Che strano nome, non l'avevo mai sentito nominare per un... È strano, è uno strano nome per un puledro. Sì, lo so. È mia mamma che mi ha voluto chiamare così. Beh, la mia invece mi ha chiamato Starlight. Che ne dici se diventiamo amici? Certo, tu dove stavi andando? Beh, io stavo partendo per un'avventura quando ti ho visto per caso lì e allora ho detto, salviamo questo puledro. Beh, allora potremo continuare l'avventura insieme. Che ne dici? Ok, andiamo verso quel bosco. Secondo me è abbastanza sicuro. Ma lì ci sono dei lupi e un cane fortissimo. Non preoccuparti, li ho stesi. Ok. E allora Stellion con il suo nuovo amico si incammina verso una nuova avventura.